Ok ragazzi, oggi vi mostrerò, sono di 27, oggi vi mostrerò l'alfabeto greco, per chi non lo sa. Allora, alfabeto greco. Alfa, qui. Beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mimu. Ninu, xi, omicron, pi, rho, sigma, tau. Y, phi, chi, fighi, psi, omega. Allora, se lo traducete in italiano, l'alfabeto risulterà che mancherà qualche lettera. Ad esempio, con le lettere straniere, tipo la J e la K, e la W, la X, la Y e la Z, mancheranno le posizioni della X e della Y. Oppure se, perché omega è la z e alfa è la a. Se invece togliete queste quattro lettere, la j, la k, la w, la y e la z, che sono 5, sono un asino, avanzerà la posizione della psi, qui, questo tridente formale. Questo era l'alfabeto greco. Ora vi illustrerò. Alfa numerico. Quando si dice alfanumerico, cioè numeri con le lettere, dovrebbe essere più o meno così. Allora, minuscolo, maiuscolo. È più difficile di quanto pensiate. Impararvi tutto questo alfabeto a memoria. Perché quando dovete scrivere è diverso. Appena avrò finito di illustrarvi con l'alfabeto, ci lasceremo, ragazzi. Non con storie amorose, ovvio. Poi qui c'è algebra, ma algebra si fa in terza superiore, e si comincia in terza media. Allora, ho finito. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!